E benvenuti a questo nuovo episodio. Ok raga, andiamo a Cazzo di Saren su Ilos, giusto? Sì, qua. Raga, che fatica trovare il comandante Anderson. Vi ho fatto vedere il giro turistico della cittadella in pratica. Ok, Saren, vengo a prenderti. Geronimo! Ah, tutto turbo! Shepard, posso parlarti? Tu puoi parlarmi quando vuoi, Hera. Non so che cosa succederà su Ilos. Spero che riusciremo a fermare Saren, certo, ma dentro di me temo che sia già troppo tardi. C'è qualcosa che devo dirti, casomai fallissimo. Parla, ti ascolto. Mi sarei fatta avanti prima, ma avevo paura. L'unione con un'altra specie è un evento capace di stravolgere l'esistenza. Io di solito non l'ho mai fatto prima, Shepard. Aspetta, vuoi dire che questa sarebbe la tua prima volta? Ho soltanto 106 anni. Sono a malapena adulta per gli standard Asari e passo buona parte del mio tempo lavorando alle mie ricerche. Non avevo mai pensato a queste cose, Shepard. Non prima di conoscerti. Voglio farlo. E questa potrebbe essere l'ultima occasione. Liara, io ti voglio. Tu sei certa di essere pronta? Non sono mai stata più certa in tutta la mia vita. Ti unirai a me, Shepard. Lascia che i nostri corpi e le nostre menti siano tutt'uno. Pensavo che non ti saresti mai decisa. Piacente raga, ma questa scena non la faccio vedere. Forse ve la farò vedere di una mia top 10 le coppie dei videogiochi. Per la dea, Shepard, è stato davvero incredibile. Straordinario. Tempo stimato di 5 minuti al portale Mu. Farei meglio ad andare. Il dovere chiama. Non vorrei far aspettare Joker. Shepard, qualsiasi cosa accada su Ilos, voglio dirti grazie per tutto. Ok, continuiamo. Dopo questa piccola bella scena che ho visto solo io. Forse alcuni di voi saranno un pochino arrabbiati perché mi sono goduto solo io questa scena. Comandante, abbiamo compagnia. Ci hanno già rilevato quei sensori. I sistemi di occultamento sono attivati. Possono accorgersi di noi soltanto tramite contatto visivo. Rilevo delle letture piuttosto strane sulla superficie planetaria. Portaci giù su quelle coordinate, Joker. Negativo, comandante. La zona d'atterraggio più vicina è a 2 chilometri. A piedi non arriveremo mai in tempo. Devi riuscire a portarci più vicino. Non c'è niente di più vicino, ho già guardato. Facci scendere con il veicolo. Servono almeno 100 metri di terreno aperto per un atterraggio del genere. E nella zona vicino a Saren ce ne sono al massimo 20. 20 metri? In queste condizioni l'atterraggio è impossibile. Dobbiamo tentare. Trova un'altra zona di atterraggio.
Non esiste un'altra zona di atterraggio. L'angolo di discesa è troppo ripido. Non abbiamo altra scelta. Questo non è un tentativo, è un suicidio. Non... Posso farcela. Joker? Posso farcela. Forza, al veicolo, presto. Joker, facci scendere dritto sulla testa di quel bastardo. Beh, chiaramente mi prendo Liara. Ma io mi chiedo, ma visto che questo gioco si può seguire con chi amoreggiare, ecco, perché non hanno messo come disponibile anche Tali? Solo nei capitoli successivi si può, qua solamente Astley e Liara. Vabbè, mi porto anche un Rex qua. Ok, andiamo sul pianeta a spaccare. Tanto l'occhio di Sauron non vede tutto. Bellissimo. Eccolo qua, Saren. Coi get. Sorpresa. Voi due non fermatevi. Dentro, subito. Ah, troppo tardi. Ha chiuso la porta. Dannazione. Dobbiamo penetrare in questo bunker prima che Saren trovi il condotto. Non c'è modo di superare quella porta usando la forza. Saren ha trovato un modo per aprirla. Deve esserci qualche sistema di apertura di emergenza in questo complesso. Dobbiamo trovare un modo per riattivarla. E questa è la parte che io odio più in assoluto. Perché qui trovare la cosa per aprire la porta è parecchio complicato. Avanti. Ragazzi, aspetta una cosa, quando finirò Mass Effect non vi porterò subito il 2, ma vi porterò un'altra serie tipo Mass Effect, ovvero Dragon Age Origin. E fra Dragon Age e Mass Effect, ragazzi, secondo me la serie che è più difficile da fare è Dragon Age. Aiuto, un'energetica. E sono sopravvissuto per miracolo. C'è la pompa, va. Mancato. Ah no, mi sarei attrezzato la mutina pompa. Credevo che era la pompa. Allora, sì. Ah, ma zio, ma questa macchina vogliamo la discarica. Meno male che Rez qui è un Krogan, e i Krogan sono parecchi difficili da ammazzare. Però è più difficile se ne affronti uno. Meglio averli come alleati, i Krogan. Che sono la razza più resistente a morire. Sorpresa! Vabbè, Liara non si è ancora ripresa. Secondo me le razze che sono più vulnerabili ai colpi, a morire facilmente, sono le Azari. Secondo me.
Raga, ditemi la vostra opinione. Sì, come no, tanto so che solo uno di voi mi dà la vostra opinione. Oh cavolo. Ah, oggi i cazzatori cat. Sono peggio degli assaltatori di Resistance. Ce n'è ancora uno. Dove cavolo è? Ah, là. Muori. Vediamo, allora, io sono 6, quindi ora devo salire di qui. Bella questa canzone, questa colonna sonora. La cosa brutta qui è che si confonde facilmente e si può perdersi. Qui è come un labirinto. E la odio questa cosa. Cavolo, è qui che devo entrare, ma come? Ah, un attimo. Vediamo se posso potenziare la squadra. No, non posso. Andiamo bene. Beh, sarà un'altra entrata. Forse qui. Questo stato mi fa un po' impressione. Mi manca solo che vivino. Di vita proprio. Che può accadere. In Mass Effect, qui in Mass Effect tutto può accadere. Dove sto andando non lo so. Ciao gente, è qui la festa? Voilà. Massacro totale. Non so se questa è una porta o un ponte. Tanto quelli lì non capo sono fischi. Dico, sto facendo tutto io il lavoro. Voilà. Quando si dice che gli alleati sono inutili. Ah bene, come dire la porta. Perfetto. È un ascensore. E gli alleati sono qua. Magicamente. Per venire a questa parte non so se è servito a qualcosa. No, non è servito un cavolo venire da questa parte. O sì. Non avrei mai pensato di trovare Ilos. Geniere Get. Okay. Sento qualcosa di strano. Ok, devo scendere. Cavolo. Yeah.
tirato fuori. Fatto fuori. Un'altra porta. Sperando che serva qualcosa. Almeno questa. Un altro ascensore. Questo va in basso. Qui l'energia c'è. Probabilmente in funzione un generatore autonomo. Scommetto che questo è il centro di controllo dell'intero complesso. Le truppe di Saren devono aver sigillato le porte da qui, dopo il suo ingresso. Dobbiamo scoprire come disattivare il sistema di sicurezza, se vogliamo avere speranza di entrare nel bunker. Ok, allora qui è la... è il posto giusto. Salve! Com'è bello lei oggi! Dai, dai, dai! Muori! Per un attimo ho temuto di morire. Beh, anche questo è andato. Un altro ascensore? Ma qua posso attivarlo, ma non appare la schermata. Strano. Allora, vediamo un po' qui fuori. Pannello di sicurezza. Andiamo, Saren è già in vantaggio, lo dobbiamo trovare prima che raggiunga il condotto. A meno che non l'abbia già trovato, in questo caso finiremmo dritti in trappola. Questo è un rischio che dobbiamo correre. Un attimo, sta succedendo qualcosa. Troppo tardi, non siamo in grado, lotta salitrice, fuggire dal nemico. Sembra una specie di messaggio, ma non riconosco la lingua. Probabilmente è in Protea. Questa registrazione deve essere vecchia di 50.000 anni. Per forza non riusciamo a capirla. Il messaggio è rovinato, ma riesco a riconoscere alcune parole. Si tratta di un avvertimento contro l'invasione dei razziatori. Ma certo! Fra le sonde e il cifratore, nella tua mente deve essere stata trasferita una sorta di comprensione della lingua Protea. Ma è al sicuro. Cercate il rifugio. Nell'archivio. Che cosa dice? Riesce a ricavarne qualcosa di utile? Si chiamano razziatori. Cittadella. Sopraffatti. Unica speranza. Un atto disperato. Sei condotto. Tutto sarà perduto. Ha detto qualcosa sul condotto? Non credo che possa esserci di aiuto. Faremo meglio ad andare. Non possono essere. Possono essere fermati. Vabbè, ora che io ho visto questo messaggio, forse ora posso andare qua. No, qua dove? Ecco qui che non posso, non mi faccio mandare, adesso credo che posso, vediamo.
c'è caricamento, quindi penso di sì. Ah, si è aperto. Prima era chiuso, mi pare. Che bella piazza! Ma a me sembra però che siamo ritornati tipo all'inizio, o sbaglio. No, ci sarebbe la nave. Ah, forse adesso si apre, vediamo. Chi vuole condurre il veicolo? E vai! Tutti a bordo! Ah no! Sono già tutti a bordo. Scusate. Che bel tunnel. Ho passato l'intera vita studiando i Protea, ma non mi sarei mai aspettata di scoprire una cosa del genere. Questo bunker forse è stato l'ultimo rifugio della loro specie. Chissà quali misteri nasconde. Chissà quali segreti potrebbe svelare. Ehi, cerca di ricordarti perché siamo qui. Sare, il condotto, il destino dell'intera galassia. Mi spiace, per un attimo mi sono lasciata trasportare. Spero solo di poter studiare a dovere questo posto una volta che tutto sarà finito. Pensavo che Saren ci avrebbe teso un'imboscata, una trappola. Probabilmente andavano troppo di fretta. Oh, cavolo. Noi ancora non ci siamo caduti. Oh, che cavolo è? Un bug? Raga, che è successo? Ma guarda, che cavolo è successo? Vabbè, vado avanti così. Oddio, sono capovolto. Ok, non perdiamo la testa. Sì, ok, non perdiamo la testa. Ok, qua non riesco proprio a guidare. Ok, vediamo così. La macchina è diventata Spider. Che carino. Ragazzi, meglio che interrompo qui questo episodio, che mi si è ribaltata la macchina. Ah no, aspetta. Aspettate. Ah no, è tutto a posto, tutto a posto. Ok, tutto a posto. Non credo che mi sia ribaltata la macchina. Avevo solo la visuale al contrario. Oddio. Vabbè, procediamo avanti. Quindi non era un bug. Che cosa sono quelle cose alle pareti? Quelle specie di contenitori? Sembrano delle capsule di stasi. Probabilmente i Protean. Ah, stanno attaccando da in fondo. Beccati questo. E muori. Comunque meglio non saltare più, che così non voglio rischiare di essere bloccato per colpa della visuale. Ah, c'è una barriera là in fondo. Muori barriera, muori! Cosa sta succedendo? È una trappola! Sare ci ha teso l'imboscata! No. Non credo che dietro a tutto questo ci sia Sare. Oh, issa. Ok, qua devo solamente andare qui dentro un attimo. Appena ripara. Che non ho neanche voluto. Riparazione fatta a caso. Vabbè, entriamo. E qui abbiamo la colonna sonora del gioco. A caso. Ma studio i Protean da decenni, ma non ho mai provato questa sensazione di angoscia. Cosa troveremo laggiù? Non ci sperare. Possiamo solo contare su noi stessi.
Vigil. Tu non sei un Protean, ma neppure una macchina. Questa eventualità è una delle molte che avevamo previsto. Per questo abbiamo inviato i nostri avvisi tramite le sonde. Sembra una specie di interfaccia IV, piuttosto danneggiata. In voi non scorgo il marchio dell'indottrinamento, al contrario di coloro transitati di recente. Forse esiste ancora una speranza. Incredibile! Un'interfaccia IV dei Protean, e io riesco a capirla! Ho monitorato le vostre comunicazioni fin dal vostro arrivo nella struttura. Ho provveduto a tradurre i miei messaggi in un formato a voi comprensibile. Il mio nome è Vigili. Qui siete al sicuro per il momento, ma questa situazione cambierà. Presto, nessun luogo sarà più sicuro. Perché mi hai portato qui? Devi spezzare un ciclo che si perpetua da milioni di anni. Per fermarlo, però, devi capire. Altrimenti ripeterai i nostri stessi errori. La cittadella è il cuore della vostra civiltà, la sede del governo, così come era stato per noi e come è stato per tutte le civiltà che ci hanno preceduto. Ma la cittadella è una trappola. La stazione è in realtà un enorme portale galattico, un portale che collega allo spazio più oscuro, al vuoto nascosto oltre l'orizzonte della galassia. Quando il portale della cittadella viene attivato, i razziatori fanno ritorno e tutto ciò che esiste viene annichilito. I razziatori annienteranno il consiglio e l'intera flotta della cittadella con un solo attacco a sorpresa. Quello è stato il nostro destino. Le nostre guide morirono ancora prima che capissimo di essere sotto attacco. I razziatori assunsero il controllo della cittadella e in questo modo dei portali galattici. Le comunicazioni e i trasporti del nostro impero furono annientati. Ogni sistema stellare si ritrovò isolato, tagliato fuori dagli altri. Facile preda delle flotte dei razziatori. Nei decenni seguenti, i razziatori hanno annientato sistematicamente la nostra gente. Pianeta dopo pianeta, sistema dopo sistema, ci hanno spazzato via. Qualcuno deve essere riuscito a sopravvivere. Tramite la cittadella, i razziatori avevano accesso a tutti i registri, le mappe, i dati, conoscenza e potere. E loro sapevano ogni cosa. Le loro flotte colpirono tutte le regioni colonizzate della galassia. Alcuni pianeti furono distrutti all'istante, altri conquistati, le loro popolazioni ridotte in schiavitù. Questi servitori indottrinati divennero agenti dormienti sotto il controllo dei razziatori. Accolti come rifugiati dagli altri Protean, li tradirono, consegnandoli alle macchine. Nel giro di pochi secoli, i razziatori avevano ucciso o ridotto in schiavitù tutti i Protean della galassia. Inarrestabili, brutali, determinati. Hai detto di avermi condotto fin qui per un motivo. Dimmi che cosa devo fare. Il condotto è la chiave. Prima dell'assalto dei razziatori, noi Protean eravamo a un passo dallo svelare i misteri celati nella tecnologia dei portali galattici. Ilos era una struttura segreta dove gli scienziati cercavano di riprodurre in piccolo i portali galattici. Il condotto non è un'arma, è una via per arrivare alla cittadella. Raga, questo episodio termina qui, ci vediamo nel prossimo. Ciao!